Colori accesi e forme bizzarre. Quello che state vedendo non è un disegno fatto da un bambino, ma è la rappresentazione del microbiota intestinale. Di cosa si tratta? È una comunità complessa di microorganismi, tra cui batteri, funghi e virus, che colonizza il nostro intestino, contribuendo a importanti funzioni fisiologiche e proteggendo l'ospite dagli agenti patogeni. È al centro di molti studi, di molte ricerche, e quello che è certo è che un microbiota in salute assicura degli effetti benefici a tutto il nostro organismo. Ma come mantenerlo in salute? Allora ce lo dicono oggi Antonio Moschetta, buongiorno e benvenuto, professore ordinario di medicina interna dell'Università di Bari Aldo Moro, e Marina Carcea, bentornata, buongiorno. Dirigente tecnologo del CREA, il centro di ricerca alimenti e nutrizione. Allora, professore, sentiamo parlare ultimamente spessissimo di microbiota, perché? Sì, forse talvolta se ne parla troppo e non si riesce a dare una spiegazione chiara, magari anche a casa. Il microbiota è quell'insieme che noi chiameremo germi, che sono presenti nel nostro tubo gastroenterico. In realtà il microbiota è presente anche, per esempio, sulla nostra cute. Noi siamo la relazione con questi agenti esterni. Sono dei batteri, sono dei virus, sono dei funghi, ci sono anche i lieviti, in fondo vivono con noi sin dalla nascita. E il discorso più importante, forse... A cosa servono esattamente? Allora, questo è un dato estremamente importante. Madre Natura ci ha dato il contatto con questi germi già dal grembo materno per allenare il nostro sistema immunitario. E questo è quello che si pensava fino a poco tempo fa. In realtà oggi si pensa che questi batteri collaborano con noi ad utilizzare il cibo, a produrre delle vitamine. Sono in grado loro stessi di farci stare veramente in salute, quindi il nostro compito è di saperli allenare e quindi farli vivere con noi bene in relazione al cibo, all'esercizio fisico, agli orari in cui li assumiamo. E veramente, se vogliamo, una convivenza, forse la più importante convivenza della nostra vita. Quindi sono tutti buoni? E questo, in realtà, a casa pensano che i batteri cattivi sono solo quelli che ci danno le infezioni, no? Quando abbiamo la polmonite o quando abbiamo un'infezione che va curata, noi abbiamo i batteri cattivi. Ma nel nostro intestino ci possono essere dei batteri buoni che non sono in grado di dare infezione, ma che risultano cattivi in determinati momenti perché sono in grado, con la loro attività, di dare dei sintomi, come per esempio il gonfiore, i borborigmi, questi rumori, a volte anche la modifica delle feci o persino la dispepsia, il bruciore, sono tutti sintomi che possono derivare da una interazione sbagliata tra noi, il cibo e questi ospiti. Esatto, a proposito di cibo, dottoressa Carcea, l'alimentazione come sempre ha un ruolo cruciale anche e soprattutto nel nostro microbiota. Assolutamente sì, il dottore l'ha anticipato benissimo. Noi conviviamo con questa comunità di microrganismi e dobbiamo preoccuparci di nutrirli nel modo giusto, perché se noi ci nutriamo del cibo, anche loro compartecipano a questo nutrimento. Quindi il cibo è fondamentale. Perfetto. Per evitare la disbiosi, cioè la prevalenza di quei microrganismi che poi possono darci quei problemi intestinali, diciamo, che ci sono certamente sgraditi, e per farli stare bene, per prevenire tutta una serie di patologie, ma anche per favorire l'assorbimento di metaboliti, per favorire la produzione ad esempio della vitamina K, come ha ricordato il dottore, oppure altri metaboliti che poi fanno star bene il nostro intestino, quindi ci permettono di assorbire bene altri nutrimenti. Quali sono gli alimenti che dobbiamo ovviamente prediligere? Allora, noi siamo fortunati perché, diciamo, nel nostro paese noi diciamo che seguiamo la dieta mediterranea. Allora, la santissima dieta mediterranea. Per la dieta mediterranea, anche se molti di noi in realtà non la seguono, però presuppone che noi ci nutriamo abbondantemente di frutta, di verdura, di cereali. E questi alimenti prendono il nome di prebiotici. Perché sono alimenti prebiotici? Perché contengono alcune sostanze, in particolare la parte della fibra, le fibre, la fibra solubile nella fattispecie, che proprio
facilitano la, diciamo, lo sviluppo dei microrganismi buoni. Però che ci aiutano. Però capita magari di mangiare frutta o verdura e di sentirsi gonfi. Il professore prima diceva, insomma, che quello potrebbe essere un sintomo. Ci sono magari alcuni, no, di questi alimenti che forse non dobbiamo utilizzare troppo? Beh, quello poi diventa un problema personale. Okay. Diciamo che in linea generale la fibra, soprattutto la fibra solubile, che è presente nella maggior parte della frutta, della verdura, nei cereali integrali, nei legumi ad esempio, è notorio ormai da numerosi studi che aiuta, diciamo, la comunità microbica buona, le specie che ci aiutano a star bene. Però chiaramente esistono anche delle differenze individuali e poi il nostro microbiota potrebbe aver subito anche delle variazioni, certo, per il fatto che ad esempio consumiamo alcolici che non favoriscono certamente lo sviluppo dei microrganismi buoni, oppure prendiamo dei farmaci che magari hanno influenza sempre su questo microbiota. Certo, sicuramente non si può tenere uno stile di vita sano al 100%, certo, ma bisogna stare attenti. Certo. Però professore, diversi studi hanno dimostrato che esiste uno stretto rapporto tra microbiota e obesità. Sì, questo è un dato molto interessante perché ci riporta a pensare, ma perché questi batteri usano la loro attività e poi ci arrivano questi sintomi? È possibile che sia un meccanismo di protezione da errori alimentari che noi a volte compiamo. E quindi l'idea più importante in letteratura, il nostro gruppo anni fa, Social Metabolism, ha pubblicato una storia che si chiama La ecologia intestinale del paziente obeso. Che significa? Mangiando magari un contenuto di carboidrati, di derivati del latte, oppure negli orari errati, noi alleniamo il nostro microbiota a difenderci. Certo. Quindi la fermentazione, la formazione di aria, l'utilizzo di alcuni enzimi che sono classici di quei batteri, ci serve magari a diminuire l'assorbimento del glucosio. È una modalità di adattamento ad un regime alimentare sbagliato. Ecco perché oggi noi tentiamo di dire che nel paziente dismetabolico, obeso o anche diabetico, prediabetico, l'intestino ha un ruolo fondamentale. E mi permetto di dire che anni fa un collega americano ha dimostrato che l'insulina, che è quell'ormone che abbassa la glicemia e che in molti di questi soggetti obesi è molto elevato, perché come fa ad abbassare la glicemia? Trasforma il glucosio in grasso e lo deposita nella pancia. Certo. Quindi questi soggetti che hanno grasso nella pancia perché mangiano zuccheri e creano grasso, poi con l'insulina attivano dei recettori nell'intestino e cambiano i loro batteri, fanno crescere dei ceppi, mettiamola così, molto fermentanti. Quindi i sintomi intestinali dell'obeso prediabetico dipendono dall'insulina ed è per questo che bisogna avere una visione d'insieme. Non si può più fare che il diabetologo non controlli l'intestino o che il gastroenterologo non controlli il diabete, semplicemente perché l'intestino è un tubo dove entra il cibo, dove ci sono i batteri, ma dove si producono tutti gli ormoni che poi regolano il nostro stare bene in salute, alcuni dei quali vengono copiati, certo, dai farmaci oggi per curare l'obesità. Davvero affascinante ascoltarla comunque, perché uno entra in questo mondo meraviglioso. Però mi chiedevo mentre lei parlava, ma è possibile recuperare le cattive abitudini? Cioè, se noi per tutta la vita abbiamo mangiato un po' troppo, abbiamo magari bevuto un po' troppo, poi a un certo punto decidiamo, che cosa succede al nostro microbiota? Riusciamo a recuperare con lui? La domanda è se si può tornare indietro, sì, allo stato di salute. Sì, per tornare indietro dobbiamo innanzitutto ascoltare il nostro corpo, perché il nostro corpo ci parla e ci dice quali sono i sintomi. In secondo luogo, io credo che tutti sanno più o meno cosa non va bene alla loro vita, certo, e che cosa dà fastidio, ma a volte cambiare gli orari, modificare la nutrizione, è chiaro che, come diceva la collega, va tutto personalizzato, può cambiare i ceppi, può allenarli in maniera diversa, può per esempio farli aumentare e quindi cambiare proprio il DNA. Quindi abbiamo di il tempo molecole per recuperare, l'importante sempre, è deciderlo. Sempre. Allora, però, anche secondo uno studio americano, sempre parlando di patologie associate al microbiota, è stato studiato il rapporto tra il Parkinson e il microbiota. Anche lì ce lo spiega, per favore. Sì, in campo neurologico, rapidamente, c'è un grosso fermento
nel regolare il rapporto tra questi batteri, la loro attività e le malattie neurologiche come il Parkinson, anche la risposta ai farmaci. E questo è dovuto da un lato alla tipologia dei ceppi, dall'altro, mi permetto di dire, quando c'è molta fermentazione, c'è aria nella pancia, questo intestino non è di acciaio, si apre, c'è permeabilità, c'è passaggio degli stessi batteri in circolo, ma c'è anche passaggio di composti chimici, soprattutto nel post prandiale, dopo pranzo, e il nostro cervello vive di mediatori chimici, talvolta noi non lo sappiamo neanche, ma combinando fermentazione, aria e questi composti chimici, noi andiamo a dare dei mediatori che poi possono avere un ruolo, soprattutto se questo dato è cronico e di ogni giorno. È la famosa frase, no? Che uno dopo mangiato magari non riesce neanche a concentrarsi, anche lì, dottoressa, però d'estate il nostro microbiota può soffrire di più? Allora, certamente l'estate corre più rischi. Allora, l'estate, il caldo influisce sui microrganismi, sia sui microrganismi buoni che sui microrganismi patogeni. Diciamo che come regola generale noi dobbiamo sempre fare un'alimentazione equilibrata, bilanciata, un'alimentazione in cui siano presenti carboidrati magari complessi, proteine, fibra. Un elemento importante dell'estate però è l'utilizzo dell'acqua, idratiamoci spesso, acqua, non bevande zuccherine, non bevande alcoliche. Capisco che magari uno in vacanza vuole dedicarsi anche più spesso all'aperitivo, però diciamo teniamo presente che l'alcol e gli zuccheri semplici non sono amici del nostro microbiota. Oltre all'alimentazione sicuramente anche lo stress non è lo stress, allora lo stress non aiuta, nel caso magari dell'estate, della vacanza, allentare lo stress può essere invece d'aiuto, però certamente l'alimentazione combinata a uno stile di vita più sereno, uno stile di vita che preveda anche dell'esercizio fisico, perché anche quello, la sedentarietà non aiuta il microbiota, è stato visto ormai in diversi studi, quindi cerchiamo magari di utilizzare l'estate per curare questi aspetti della nostra vita. Lo diciamo sempre, che per ascoltarci di più. Però professore, il microbiota è presente nel nostro organismo da quando nasciamo, anche prima insomma? Sì, gli studi ci dicono che noi iniziamo a contaminarci e colonizzarci già nel grembo materno e poi dalla nascita questi batteri cominciano a crescere in relazione all'assunzione di latte materno piuttosto che a non all'assunzione e sono molto influenzati dal cibo, dagli antibiotici che assumiamo quando ci sono infezioni e nel corso della vita cambiano, sembrano molto legati anche alla nostra capacità di essere longevi. Quindi nel nostro paese abbiamo un ottimo microbiota e il sogno, sa qual è? Poter conservare le nostre feci, il nostro microbiota da bambino in maniera tale che un domani, dinanzi a qualsiasi problema, potersi reinserire quelli che erano i batteri che ci hanno accompagnato nei primi anni di vita e farci tornare bambini, non come funzione intellettiva, ma come funzione intestinale. Dottoressa, per chiudere, diamo qualche consiglio a chi vuole tornare, a chi vuol far tornare neonato il proprio microbiota. Come facciamo? Bene, alimentazione equilibrata, alimentazione, ritorniamo a dirlo, ricca di frutta, ricca di verdura, di stagione, ricca di cereali integrali, ricca di legumi, con fonti proteiche anche derivanti dal latte. Ad esempio non abbiamo parlato quindi, di probiotici. E alle mamme, perché parlavamo delle mamme, le mamme che stanno allattando invece? Alimentazione bilanciata, tanta acqua, idratarsi molto. Perfetto, io vi ringrazio moltissimo, grazie professor Moschetta, grazie dottoressa Garcia, perché insomma...